Salve a tutti ragazzi, bentrovati su Wesa Channel. Oggi facciamo un esperimento, lo facciamo insieme, un esperimento interattivo. Dovete assolutamente aiutarmi. Ci faremo una domanda e cercheremo di darci una risposta. Vi è capitato nella vostra vita di parlare di segni zodiacali con i vostri conoscenti, con i vostri amici? Sicuramente sì, lo do assolutamente per scontato. E quante volte ci siamo trovati ad essere catalogati, no, all'interno del nostro segno zodiacale e a sentirci dire che le nostre caratteristiche caratteriali non potevano che corrispondere a quelle del nostro segno? Ah, sei proprio uno scorpione, tipico del Sagittario, non potevi che essere gemelli. Questa cosa a me è capitata mille volte. Tutte le volte mi sono sentito dire che io ero veramente corrispondente al mio segno zodiacale e non potevo che essere, ero proprio lo stereotipo del mio segno. E tutte le volte sentendomi descrivere le caratteristiche che dovevano essere quelle del mio segno, in effetti dicevo, beh sì, ci può stare, rimanendo un po' spiazzato. Naturalmente potete immaginare quanto io dia credito a questo genere di non so se definirla fantascienza o metafisica, fantafisica, beh insomma, o fantastronomia, chiamiamola quindi con il suo nome, cioè astrologia. Sono molto scettico su questa cosa, però ho sempre riconosciuto, no, sapete come diceva Eco, la postmonizione. Ex post, sempre queste ricostruzioni per cui io e tante altre persone corrispondenti al nostro segno zodiacale, alle caratteristiche che dovevano essere precotte per noi, ma sempre da un interlocutore che me lo diceva dopo che aveva saputo il mio segno, non prima. E allora ho pensato questo: su internet, neanche su Facebook, da nessuna parte è presente la mia data di nascita. Nessuno, tranne quei due o tre che mi conoscono, tra quelli che mi seguono, nessuno tra di voi sa il mio segno zodiacale. Però è molto tempo che faccio video, saranno ormai 10 mesi che faccio video qui su YouTube. Alcuni di voi mi seguono da un po' di più, gli altri magari possono recuperare guardando qualche video. Non sono diverso qui sul canale da come sono nella realtà, penso che chi mi segue un'idea se la possa essere fatta, sarà un po' imprecisa, ma insomma, talmente palese mi è sempre stata definita la mia appartenenza zodiacale che non dovreste avere nessuna difficoltà nell'indovinare il mio segno zodiacale. E questo è il gioco. Scrivete qua un commento tirando a indovinare, oppure deducendolo in modo assolutamente preciso come dovrebbe essere, ditemi voi di che segno sono e vediamo in quanti indovinano, perché nella nostra vita di tutti i giorni coloro che credono in queste cose ci pongono sempre davanti all'evidenza della nostra appartenenza zodiacale e vediamo se è vero. Lo so, i più tecnici, ammesso che si possa parlare di tecnica in questo ambito, diranno che ci vuole anche l'ascendente, ma rimaniamo al segno, cerchiamo di stare in superficie. Mi hanno sempre detto e l'ho sempre sentito dire a tutte le persone che ho intorno: sei proprio il tuo segno. 12 macro categorie umane, pensate se fosse vero. E vediamo se è vero. Facciamo un esperimento. Non sapete il mio segno, dovrebbe essere palese, indovinatelo. E in un futuro video, futuro vi parlo di una settimana, il tempo di lasciarvi commentare, in un futuro video vedremo, trarremo le somme, vi rivelerò l'arcano, cioè qual è il mio segno, e vedremo se funziona, se la magia esiste. Magari potrebbe essere un video storico in qualche modo. E tutto questo ha anche una eco per me legata all'infanzia. Non so quanti di voi abbiano la mia età, ma io sono cresciuto con i Cavalieri dello Zodiaco e quindi non posso che avere una fascinazione, no, per questo genere di argomento, non tanto per l'astrologia quanto per i vecchi cavalieri di bronzo e la loro corsa alle 12 case, che sono veramente un'epica della mia infanzia. Quindi la domanda che ci poniamo e alla quale daremo risposta nel prossimo video è: quale delle 12 case, quale dei 12 cavalieri d'oro presiede a Wesa Channel e lo protegge con il suo potere? Usate il settimo senso, ragazzi, percepite il mio cosmo e ditemi a quale costellazione appartengo. Ci vediamo alla risposta.